Rispondo a quest'ultima perché mi sono occupato dell'argomento quando ho scritto una cantata sulla vita nuova. Nella vita nuova c'è l'orchestra, c'è la voce recitante, c'è la cantante, ma la cantante canta soltanto quelle che nella vita nuova si chiamano ballate, canzoni, e non canta mai i sonetti, non canta mai perché l'endecasillabo dantesco. Talmente gonfio di musica che solo accostargli qualsiasi cosa lo diminuisce. E questo vale per Dante, non è che vale per tutti i poeti, tutti gli endecasillabo dantesco ha una potenza musicale a cui si addice solo il silenzio, l'assenza di musica, o al massimo, come ho fatto nella vita nuova, un pedale che scandisce le due quartine e le due terzine. Un cambio di pedale ogni quattro versi e poi ogni tre versi. Per il resto, secondo me, Dante della Commedia è musica assoluta. Non si può aggiungere nulla. Dante aveva lui stesso una coscienza e un'idea della musica impressionante quando descrive nei versi del Paradiso, non mi ricordo bene, siccome Giglio d'arpa in corda tesa di molte corde fa dolce tintinno a tal da cui la nota non è intesa, cioè effetto battute a chi non capisce la nota, così dai lumi che lì ma maligno m'accogliea per la croce una melodia, mi accoglieva, che mi stordiva senza intender l'inno. Cioè non si può dire meglio la musica, non si può aggiungere nulla a tutto questo. Venendo invece a Padre Cicogna, beh, non è che io l'ho costruito su quella poesia, un applauso, dico la Piovani, che è pochissimo, qualcosa è capito, ma è ispirazione, è la descrizione più alta che io conosca della musica. Cos'è la musica? Leggi quelle due terzine e capisci qual è la potenza a cui può arrivare la musica. E invece riguardo a Padre Cicogna, quei versi centrali che lei cita, in realtà non sono i versi centrali, non sono Padre Cicogna. Io ho musicato gli endecasillabi, tutti gli endecasillabi, anche Padre Cicogna, ma gli endecasillabi nascosti. Io ho fatti recitare, fatti cantare proprio esattamente così come sono. Ma in quella storia, non c'era contata la maternità, perché nella maternità si è intesa nella musica. Avevo bisogno di questo e quindi avevo bisogno di una ninna nanna che non c'è in Padre Cicogna. Allora telefonai a Luca e gli dissi: avevo bisogno di una ninna nanna. E lui mi ha detto: mio padre, ninna nanna, non mi ha scritto. Ma ci sono dei versi che ha scritto quando io ero bambino, perché quando era appena nata, ha scritto dei versi, quattro versi. Ma non sono pubblicati, lui me li ha mandati e io ho scritto musica per diversi. Quelli diventano la ninna nanna centrale di Padre Cicogna, che sono dei versi impressionanti, tra l'altro erano dei versi privati, lui ha fatto un gesto di generosità per darmeli per metterli in pubblico, tre versi, quelli di Padre Cicogna, Sì, te parlo. Te vedo, se ti chiamo, c'è l'eco. Da maestro ad allievo, una cosa da non dimenticare mai. Ma io penso che quando mi capita l'ultimo consiglio che do, che è un consiglio molto pratico e molto utile, è di praticare la lealtà, cioè tu puoi dire balle, poi fare cose, ma al momento che sei tu e la partitura, se c'è una lealtà, cioè se quella musica che tu scrivi ti rappresenta, poi può arrivare la fortuna e può non arrivare, perché ripeto, all'inizio sono stato molto fortunato, chissà quanti come me avevano le stesse aspirazioni.
non c'è stata l'occasione, non è passata, non è passato il vento giusto, quindi sono rimasti con questa emotività, con questa capacità di musicare emotività compressa, ma perché se insegui il successo, quindi copi il successo, secondo me anche se poi vinci, se non c'è questa realtà, hai perso lo stesso. Io quando comincio un nuovo lavoro, come sto facendo un nuovo, mi dico sempre, questa musica mi deve somigliare, speriamo che venga bella, ma se viene brutta, sono brutto io, che così deve essere. Nicola Piovani, grazie per questa conversazione, grazie.